Buongiorno a tutti, è prestissimo e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare la 24 ore, mangio per 24 ore sui prodotti The Gusta Box. Ovviamente ci sarà 1/2 bonus. Per chi non si fosse perso il video unboxing, già sa che sarà una challenge prettamente dolce, però è una challenge che si può fare tranquillamente alla fine una giornata passa. Allora, sapete che io non collaboro con The Gusta Box, però ci tengo a dirvi che giù nell'info box troverete un link. Cliccando questo link, se è la prima volta che acquistate la vostra prima box, invece di pagarla quasi 15-16 euro, la pagherete solo 9,99 euro, comprese di spese di spedizione. Il corriere suppongo che sia per tutti i Bartolini. Quindi super conveniente, ma dal momento in cui voi comunque utilizzate il mio link, a me accreditano 50 punti, ma dal momento in cui voi effettuate l'ordine, The Gusta Box vi rilascia anche a voi un link e anche un codice sconto da poter dare ad amici e parenti, e così che succede la stessa cosa, loro acquistano, risparmiano e voi accumulate 50 punti. Direi di iniziare. Allora, il primo prodotto, ragazzi, mi sono svegliata stamattina con il primo pensiero, mi ha detto che il primo prodotto da assaggiare è proprio lui. Motta Girella, vortice di cacao, godimento totale, punto, senza conservanti e coloranti, con solo aromi naturali. Assaggiamola. Io provai quella lì, tipo fruttata, ed era buonissima, ve la ricordate? Vi lascio il video di nuovo. Ok, assaggiamo. Buona, un po' secca. Non me l'aspettavo completamente diversa. Del cacao. È buono. Beh, comunque le mie preferite resteranno quelle a frutta. Un altro me la mangio. Quelle a frutta sono la vita mia. Ovviamente latte e caffè. Non so se dopo faremo un piccolo spuntino oppure ci diamo direttamente al pranzo. Un pranzo un po' triste, però. A dopo. Eccoci qua con un mini aperitivo prima del pranzo che sarà un pochino triste, giusto un po'. Allora, marchio Fruittella Good for You, mix di energia, fonte di rame, mix di semi, frutta secca, disidratata. Vediamo un po'. Bene. Ma che sono queste? La mia vita sentimentale. Le nocciole sono buonissime. Comunque sono comodi questi mix di frutta. State in giro, portate un pacchettino di questo appresso. Ci vediamo dopo con il pranzo. Quanto costa mangiare nel tuo ristorante? 1.000 euro. Così col pranzo, lo giusto un po' abbrustolite con un po' di olio, un po' di sale, vediamo. Forse potevo metterci più olio. Vabbè. Allora, però sono buone. Gallette scotti sono sempre buone. Allora, riso scotto, risette venere, con riso venere integrale e mais. Comunque sono veramente molto molto buone queste pure accompagnate, però non mi andava, sono sincera, di mangiare di nuovo affettato, eccetera. Quindi le ho preferite mangiate così anche perché la The Gusta Box questo ci offre. Di fare preferito di fare qualcosa di più sostanzioso e utilizzare il bonus per la cena, anche perché fortunatamente ho fatto questo video oggi, che oggi sto super incasinata, però comunque abbiamo tantissime cose dolci dopo da provare, quindi comunque sono buonissime, veramente buone e di qualità, e le ho fatte abbrustolire tanto.
che soglio sopra con il sale adoro. Mamma mia, che buona. Accompagnata vicino al petto di pollo, adoro. Ho l'abitudine di non bere mentre mangio, quindi durante i pasti, però mi stavo strozzando. Un pranzo molto gustoso e appetitoso. Quindi nulla, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda, sono le 5. Allora, Achillea, succo mio, ace più mela, biologico, organic, made in Italy. Made in Italy. Dai, è buono. Voglio provare questi quadrati, questi quadrati, non riesco a parlare perché fa freddo, questo KO perché sto tutto così, lo hacker quadratini napolitainer, comunque quelli, 10% di nocciole nella crema, vabbè, comunque a doppio strato. Io sono sincera, marchio lo hacker, io amo i gusti fruttati, tipo io amo quelli là, frutti di bosco, frutti misti. C'è un gusto in particolare che è agrumi con il limone, se mi sbaglio si chiama gelato. Comunque, quadratini. Buono. Questo succo è buonissimo. Cioè, raga, mangio più nudo. Ok, noi ci vediamo direttamente dopo con la cena. Raga, il mio livello di fusione di oggi è pari a 7000. Cioè, veramente non avete idea di quello che ho combinato. Talmente che sto fusa e sto veramente KO. Infatti dopo finisco qui, sarei presto, mo, a 9:20. Dopo, infatti, appena finisco vado ad editare il video per domani, perché oggi non sono riuscita ad editarlo. Fortunatamente è breve, quindi dovrò impiegarci un'ora e mezza, quindi va bene. E poi dopo ci vediamo qui col pre-nanna. Talmente che sto fusa che da stamattina non ci ho capito niente. Domani sarà un'altra giornataccia. Avevo preparato la pedina, l'avevo tagliata per farla diventare così, quella che fate a quattro parti. Avevo cotto l'hamburger di scottona, che sarebbe il bonus. Avevo fatto l'insalatina, la maionese, poi mi sono ricordata, ma quanto sei stupida, tu la pedina non l'hai riscaldata, cioè io l'avevo completamente tolta dalla busta, fatta leggera e tagliata, cioè volevo morire, veramente. Infatti è venuta un po' così, però assaggiamo. Infatti ho fatto un macello, ma veramente ho fatto un macello. Carne, vita mia, comunque vi assicuro, vi leggo anche la descrizione, che questa piadina, casa della piada, per quanto riguarda le piadine, è in assoluto il mio marchio preferito. Ne ho provate tante, ma sono veramente buone. L'ho assaggiata l'ultima volta nella degusta box, mi sono letteralmente innamorata. Casa della Piada, la sfogliata o con olio extravergine d'oliva con farina tipo 1, ma vi assicuro è veramente buona, super leggera. Wow, è buonissima, veramente buona. Thank you.
scusatemi, ma se non parlo, vedete tutto velocizzato, ma veramente me la sto godendo. Cioè, è l'unica cosa salata della giornata sistemata. Ok, ci vediamo direttamente tra un'oretta con il pre-nanna. Eccoci qua con il pre-nanna, ovviamente fette biscottate gentilini, grano 100% italiano, da sempre senza olio di palma, secondo me sono buone, e poi crema Novi. Allora, della Novi 45% di nocciola, io penso che sia cambiato qualcosa, anche perché era il prodotto del mese, ma questa crema comunque sta in commercio, non dico da anni, però da più di un anno. 100 grammi, 550 calorie, grassi 36, carboidrati, eccoli qua, 42,7, proteine 0,09, zuccheri 40,7, fibre 6,9, vabbè, vediamo. Ah, è una crema gluten free, quindi senza glutine. Cosa ho fatto a buono? Imbustate, no, non sono imbustate, roba lattuno, come roba, odora un attimo, come sono rossa, paruto, bomba, c'era palettone, guarda qua, ah mamma mia, raga forse non rende. Quanto costava, non te lo ricordi? 3,69. La crema 3,95. Ma la roba è tona come ti do forno. Assaggiamo. La faccio pure a te. No, vabbè. Nocciolo. Vediamo. La qualità della fetta biscottata, raga. L'ho detto, lo sentivo. Sì. Questo marchio fa delle cose. Ma sento pure l'arancia, tipo fior di arancia. Raga, queste costicchiano, mamma mia. La crema non è male. Non mi tassa, però. Pazzesco. Buone, eh? Tremendo quanto, guarda. Uno pensa, oh boh, è una fetta biscottata. È pure più alta. È buonissima. Tutto promosso, ma loro... Wow! E quindi ora noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno a tutti! Mi vedete completamente super truccata, super sistemata, che oggi è una di quelle giornate lunghissime e piene anche di video da registrare. Ho detto che mi faccio più sistemata, mi trucco anche perché devo registrare un video molto molto importante, quindi per me è dopo anni, quindi volevo essere un po' presentabile. Allora, colazione, stavo dicendo merenda, colazione con questo teo Yoji Tea biologico. Allora, pura gioia con tè verde con olio di agrumi, comunque c'è un odore di limone esagerato, veramente adoro. Mamma mia, questo anche da bere freddo è veramente buono, buono, buono. Ho aggiunto giusto un pochino di zucchero, giusto una punta di zucchero per renderlo un pochino più dolce. Voglio provare della Doria, semplicissimi, solo con farina, amido di frumento, zucchero, olio di girasole, uova fresche, lievito per dolce, salata, guanta pesta, estratto di oliva e miele e riso. Sono dei biscotti miele con farina di riso. Ma ho rotto tutto, cioè ho un'abilità che fa paura. Bellini.
Wow. Sincera, non sono tanto una fan dei biscotti. Sono buonissimi. Vuoi assaggiare anche perché tra un'oretta devo fare un'altra colazione perché adesso finisco qua. Vi registro anche un vlog perché vi devo far vedere l'unboxing di AS Food, ma sicuramente voi l'avrete sicuramente già visto perché uscirà prima il vlog e poi questa challenge. E quindi così, eh? Però devo dire la verità, sono davvero molto molto buoni. So che mia sorella li amerà. Molto particolari, ve li consiglio anche questo. Io spero che questa challenge vi sia piaciuta, anche se molto dolce, vi sia piaciuta. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!